italiani sono a letto a causa di un'influenza che quest'anno sembra essere più aggressiva. È così? Guardi, noi disponiamo di uno dei sistemi di sorveglianza dell'influenza migliore al mondo, che si chiama Influnet. È un sistema di sorveglianza ormai consolidato e validato da molti anni. Se noi guardiamo a questi dati, non sembrerebbe che questa influenza stagionale sia molto diversa da quelle precedenti, o meglio, alcune piccole caratteristiche ci sono, ma non tali da configurare una particolare aggressività. È stato superato il picco stagionale, i cali risultano leggermente in discesa, anche se rimane alto il livello di incidenza. Non bisogna abbassare la guardia? L'influenza ha raggiunto il picco nell'ultima settimana del 2016 e questo è un elemento di diversità rispetto alle influenze che sono state osservate e registrate sul sito web Influnet, in quanto negli anni passati il picco veniva raggiunto più tardivamente tra gennaio e febbraio. Questo è un primo elemento di diversità. Il picco però non ha raggiunto livelli molto elevati, si è mantenuto in una scala che prevede il rumore di fondo, la bassa, l'intermedia, l'alta, la molto alta, nel livello intermedio, tanto per intenderci il colore arancione, non i colori rosso dell'alto o del molto alto. Quindi l'influenza, ribadisco, non è diversa per gravità rispetto a quelle degli anni passati. La forma più grave che noi abbiamo registrato negli ultimi anni è quella del 2004-2005, in cui il picco è stato più elevato.